Operazione Banco Nuovo, colpite le cosche di Africo, Brancaleone e Bruzzano Zeffirio. Tra i 46 presunti componenti del clan c'era anche un imprenditore che non si faceva scrupolo di rompere nel municipio di Brancaleone e minacciare il sindaco durante una riunione di giunta. La riflessione del direttore. L'aeroporto riaprirà. La rassicurazione del sindaco di Crotone Ugo Pugliese, che invita tutti ad avere fiducia sulla prossima riapertura dell'importante infrastruttura. L'arma in 12 mesi, un anno in compagnia dei carabinieri. Oggi la presentazione del calendario storico della Benemerita. Ai nostri microfoni il comandante della Legione Calabria, il generale Paticchio. Opportunità di crescita, alla Lamezia il meeting regionale sul nuovo piano europeo degli investimenti. Il mondo istituzionale è chiamato a raccolta per il rilancio del territorio calabrese. Il premio Carmela Borelli, giunto all'ottava edizione, il riconoscimento quest'anno assegnato all'atleta paraolimpica Nicole Orlando, premiata a Sersale. Buonasera a questi titoli del nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli del sommario, c'è la cronaca in apertura di TG con la maxi operazione anti-ndrangheta scattata all'alba nel Reggino. Tra i 46 presunti componenti del clan disarticolato con l'operazione Banco Nuovo c'era anche un imprenditore che non si faceva scrupolo di rompere nel municipio di Brancaleone e minacciare il sindaco durante una riunione di giunta. Pisciatori di merda tutti quanti, no, ve lo dico, franco, sono arrabbiato, me ne vado, tu mi devi rendere conto dei lavori sul fatto dell'acqua, se viene uno di fuori, se viene per meno che ci facciamo male, non faccio nessuno sfogo, dico franco, per me puoi chiamare i carabinieri, io ora non ho paura. Quando nella conferenza stampa per gli arresti dell'operazione Banco Nuovo il procuratore Federico Cafiero De Rao legge il brano dell'ordinanza che riporta questa agghiacciante minaccia, diventa completo il profilo tracciato della potenza dei clan. A parlare con tracotanza e in dialetto in quel 10 luglio del 2014 è uno dei tre fratelli alati, che così si rivolgeva all'allora sindaco di Brancaleone Francesco Moio. A confermare la doppia natura della mafia imprenditrice, fatta di affari d'oro e gergalità scurrili, basta tenere a mente che quella minaccia veniva rivolta al primo cittadino mentre era in corso una riunione di giunta. C'era dunque anche il controllo degli appalti pubblici nelle mire dell'associazione mafiosa, disarticolata con le 46 misure interdittive disposte dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Se è vero che gli amministratori hanno subito questa forte pressione, è anche vero che quegli stessi pubblici amministratori hanno assegnato almeno 16 lavori a imprenditori diversi e non a quelli che pretendevano di averli. Per non dare troppo nell'occhio, dunque, a Brancaleone la gestione dei lavori pubblici poteva avvenire anche con l'intervento del clan successivamente all'affidamento delle opere ad altre ditte. Per questo, nella rete lanciata da Carabinieri e Polizia contro le nuove leve dei Morabito e dei Palamara, sono finiti non i politici ma i funzionari di un ente il cui consiglio comunale è stato successivamente sciolto per mafia, anche per via della mancata collaborazione degli amministratori con le forze dell'ordine. Si rivolgono ricordando che i lavori riguardanti la rete fognaria e la rete idrica sono lavori che devono essere affidati soltanto a loro, agli uomini dell'Andrangheta, agli uomini dell'Andrangheta che operano in quel territorio. Agostino Pantano per la CNews 24. Sull'operazione di oggi e sul futuro prossimo del capo della DDA Regina, l'editoriale del nostro direttore Pietro Melia. Non poteva che congedarsi con il botto finale Federico Cafiero De Rao. Domani il Consiglio Superiore della Magistratura, salvo imprevisti sempre possibili, lo eleva al rango nobile di procuratore nazionale antimafia e lui da Reggio si trasferirà, forse ma volentieri, perché avrebbe preferito rientrare a casa sua, cioè a Napoli, a Via Giulia, nel cuore di Roma, per occupare la prestigiosa poltrona attualmente in uso a Franco Roberti, partenopeo come lui. Auguri, dunque, farà bene, ne siamo certi, anche nella nuova postazione. Ma l'occasione serve a noi anche per riavvolgere il nastro della memoria e tornare indietro nel tempo. Per anni e anni, forse troppi, ci siamo da cronisti occupati della faida di Africo Motticello Abruzzano agli albori degli anni 70, inizi anni 80, scaturita da un sequestro che non si doveva fare e per il quale non fu pagato pegno. Quello della farmacista di Brancaleone Concetta Infantino. Chi osò rapirla fece male i suoi conti e fu costretto a rilasciarla due settimane dopo e senza incassare riscatto. E chi ne ordinò e ne impose la liberazione se la legò al dito e giurò vendetta.
Da allora fu battaglia cruenta, una cinquantina i morti che insanguinarono le strade di Motticella, Africo, Bruzzano e Brancaleone ed anche paesi dell'Interland milanese. L'inchiesta di oggi dice che fu infine stipulata la pace e i Mollica Morabito da una parte e gli Scriva Palamara dall'altra continuarono a coltivare i loro affari sporchi e ad arricchirsi. A distanza di 40 anni questi nomi e queste famiglie mafiose della Locride ritornano ed allora la domanda si impone. Ma allora, se i casati degli Scriva Palamara e dei Mollica Morabito sono ancora vivi e vegeti e padroni assoluti dei loro territori, lo Stato dov'era? E che azioni di contrasto, si chiama tecnicamente così, ha fin qui posto in essere per sgominarli definitivamente, ridurli all'impotenza e metterli in condizione di non nuocere più? Una notizia dell'ultima ora, il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato ha ritirato la propria candidatura a procuratore nazionale antimafia. La decisione arriva alla vigilia del voto del plenum che proprio domani ha all'ordine del giorno la nomina del successore dell'attuale procuratore Franco Roberti che va in pensione per raggiunti limiti di età. A questo punto il plenum non potrà che nominare l'unico candidato rimasto, il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Rao, che già in commissione aveva ottenuto il maggior numero dei voti. Proseguiamo con la cronaca. 10 condanne all'ergastolo. La richiesta della Procura di Catanzaro nel processo nato dall'operazione antimafia Gringia, scattata nel novembre del 2012 per fare luce sulla faida fra i clan di Stefanaconi ed il gruppo di Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Una lunga scia di sangue con 4 omicidi e 6 tentati omicidi sull'asse Vibo Valentia, Stefanaconi, Piscopio e Vibo Marina. Una faida senza esclusione di colpi che ieri ha registrato un nuovo epilogo con la richiesta della Procura Generale di Catanzaro di condannare a complessivi 10 ergastoli gli imputati del processo nato dall'operazione antimafia Gringia, che ha colpito il clan Patania di Stefanaconi, il Lotta contro i Bartolotta da un lato e il clan dei Piscopisani dall'altro. Fra le richieste di condanna all'ergastolo anche quella nei confronti del boss di Limbadia e Nicotera, Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni, che avrebbe fornito le armi ai Patania per compiere diversi fatti di sangue. Gli omicidi contestati sono quelli di Michele Mario Fiorillo, Giuseppe Matina alias Gringia, Francesco Scrugli e Davide Fortuna. 6 invece i tentati omicidi, ovvero quelli di Rosario Fiorillo, Francesco Calafati, Francesco Scrugli, Francesco Medis, Rosario Battaglia e Raffaele Moscato. Tutti i fatti di sangue sono avvenuti fra il settembre del 2011 e del luglio del 2012. In primo grado si erano registrati 8 ergastoli e 2 assoluzioni, quelle di Giuseppina Jacopetta e del figlio Nazareno Patania. Anche per loro l'accusa ha ora chiesto l'ergastolo unitamente ad altri 3 figli di Fortunato Patania, il presunto boss di Stefanaconi ucciso nel 2011. Venerdì le discussioni degli avvocati della difesa. La sentenza è attesa per la fine del mese. Giuseppe Baglivo per la CNews 24. Ancora cronaca, un patrimonio da oltre 5 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Cosenza a Domenico Mignolo e ad Antonio Intrieri, entrambi esponenti di spicco del clan Rango Zingari. Intrieri e Mignolo stanno scontando una condanna per associazione mafiosa. Mignolo è stato condannato anche per omicidio. Le Fiamme Gialle hanno verificato la sproporzione tra i redditi dichiarati di patrimoni posseduti derivanti dalle attività illegali svolte tra il 1986 e il 2016. Ed oggi è il giorno anche della presentazione ufficiale del nuovo calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, spiegato per noi dal comandante Legione Calabria, il generale Paticchio. Generale, oggi la presentazione del calendario 2018 dell'Arma dei Carabinieri, uno strumento che attraverso l'arte visiva di eccellenti professionisti di ogni parte del mondo racconta l'operato, l'impegno quotidiano e costante dei carabinieri impegnati in Italia e nel resto del mondo, quindi con le operazioni che quotidianamente garantiscono sicurezza, un impegno che merita di essere raccontato anche attraverso l'arte. Assolutamente sì, è un appuntamento che ogni anno i carabinieri aspettano con molta passione, con molta attenzione, perché è uno strumento semplice, il calendario, intorno al quale tutti i carabinieri ritrovano una serie di elementi nei quali si identificano e nei quali poi espletano il loro servizio nel quotidiano. Quello di quest'anno è un calendario particolarmente importante perché associa i principi etici e morali del carabiniere con l'arte.
di autori internazionali, mondiali, ci sono delle tavole che raffigurano il quotidiano del carabiniere. Due elementi che si uniscono nello spirito del carabiniere, l'etica e i principi morali. Ecco, lei è qui da maggio 2017, volendo quindi fare un bilancio dell'attività svolta in questo anno dai carabinieri, quali sono state anche le operazioni più importanti, più significative che vi hanno visto impegnati? È un bilancio assolutamente positivo. È una regione nella quale operano dei militari straordinariamente motivati e perfettamente integrati nel tessuto sociale della regione. È un'arma dei carabinieri che raccoglie dei risultati operativi importanti. La cosa che per me è importante sottolineare è che i carabinieri hanno moltiplicato e moltiplicano i loro sforzi e le loro energie per essere sempre più vicini al cittadino e sempre più aderenti alle richieste del cittadino. Rossella Galati per l'AC News 24. E adesso parliamo di trasporti. Il comune di Crotone è pronto a fare la sua parte una volta riaperto lo scalo aeroportuale di Sant'Anna. Le rassicurazioni arrivano proprio dal primo cittadino, Ugo Pugliese. Sono tantissimi gli interrogativi che i crotonesi si pongono sul futuro dello scalo aeroportuale di Sant'Anna. Lo scorso 31 di ottobre una manifestazione in cui molti cittadini hanno espresso quelle che sono le perplessità. Non c'è sicurezza su quello che sarà il futuro di questo scalo. Qual è la sua posizione? Ma intanto bisogna dire e giustificare i cittadini che hanno tutte queste perplessità, perché è giusto che ci siano. Dobbiamo aspettare fiduciosi, è chiaro, ci sono tutti i dubbi, tutte le perplessità, ma bisogna guardare avanti e pensare a un rilancio dell'attività volativa, quindi impegnarsi non tanto adesso nell'apertura quanto poi nella prosecuzione dell'attività volativa. Su quello dovremmo stare molto attenti e noi amministrazioni, e dico noi amministrazioni perché intendo coinvolgere tutti i comuni della costa, dobbiamo fare squadra affinché ci siano quei numeri e si possano raggiungere quei numeri che rendano l'aeroporto di Crotone autosufficiente da un punto di vista economico rispetto al sistema aeroportuale regionale che è stato messo in atto con l'assegnazione di ENAC a Sakal della concessione della gestione degli aeroporti. Il comune di Crotone ha deciso di non entrare in Sakal. No, non è che non ha deciso di non entrare. Il comune di Crotone ha intenzione di entrare e aveva intenzione di entrare. L'impegno rimane costante dell'amministrazione comunale di Crotone, già esplicitata più volte sia al presidente Oliverio che al presidente De Felice. Rimane assolutamente costante l'impegno sia economico che fattivo. Relativamente, come abbiamo appena detto, relativamente anche alla prosecuzione dell'attività volativa, fermo restando che ci sarà l'occasione successivamente per l'acquisto di altre quote azionarie, sicuramente il Comune di Crotone farà la sua parte. Antonella Marazziti per l'AC News 24. L'ampia pagina degli eventi aprirà al pubblico a Cosenza il 9 novembre il nuovo museo multimediale ospitato a Villa Rendano, si chiama Cosenza Itinera, vediamo di cosa si tratta. Rendendo grazie alla Dea Fortuna, con Augusto Imperatore, Cosenza è tornata prospera. Nella storica dimora di Alfonso Rendano prende vita un progetto avveniristico realizzato con l'ausilio delle più moderne tecnologie. Cosenza Itinera aprirà al pubblico dal 9 novembre. Ai giornalisti è stata però offerta una ghiotta anteprima per godere del percorso multimediale ospitato nelle 7 sale della villa e che conduce i visitatori ad una impareggiabile esperienza di tipo immersivo. Si rimane avvolti e catturati dal racconto della storia della città dei Bruzzi, dalla sua fondazione fino alla contemporaneità. Il museo, affidato alle cure di Anna Ciparrone, è realizzato dalla Fondazione Attilio e Elena Giuliani Onlus, presieduta da Sergio Giuliani e diretta da Francesco Pellegrini. Cosenza è una storia estremamente ricca, estremamente affascinante, complessa, che però non è conosciuta da molti, o comunque non è conosciuta nella sua reale dimensione. Il progetto tecnico, curato dalla ETT, Industria Digitale e Creativa Genovese, della Cosentina e delle Magnelli. È un progetto complesso, nel senso che prevede una fruizione all'interno della villa, ma anche la possibilità di continuare l'esperienza all'esterno con un'apposita applicazione mobile disponibile su entrambi i market, che permette poi di approfondire le tematiche che verranno trattate. Al primo piano abbiamo delle tecnologie invisibili, che sono dei sensori di prossimità che all'arrivo del visitatore attivano delle riproduzioni audio, quindi l'effetto è prevalentemente quello di sorpresa e di preparare i visitatori alla visita. Salvatore Bruno per la CNews 24.
Reggio Calabria è stata scelta come terza tappa del viaggio della Costituzione, un percorso in 12 tappe per riscoprire l'importanza della nostra carta costituente. Il principio di eguaglianza, una delle massime espressioni della nostra Costituzione, il documento sul quale si fonda il concetto stesso di democrazia, custode di 70 anni di storia del nostro Paese, un immenso patrimonio da riscoprire attraverso il viaggio della Costituzione, un percorso in 12 tappe associate ad altrettante città che nella sua terza sosta è arrivata a Reggio Calabria. Alla città dello Stretto è stato associato il terzo articolo della Carta Costituzionale, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Per 20 giorni Palazzo San Giorgio ospiterà la mostra associata all'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo Eguaglianza. La città si è preparata al meglio ad accogliere la Costituzione e speriamo che insomma in questi 20 giorni sia conosciuta ancora di più, perché è intorno alla Costituzione che si può trovare quel minimo comune denominatore che davvero ci consente ancora di più di essere convinti che l'unità nazionale all'interno di un contesto europeista è l'unica strada possibile per questo Paese. Un'iniziativa che assume un significato particolare se si pensa a Reggio Calabria come città di frontiera, porto di arrivo di migliaia di migranti in fuga da guerre e regimi totalitari, una città in grado di insegnare l'uguaglianza nella differenza. Loredana Colloca per la CNews 24. Andiamo a Sersale, dove si è svolta l'ottava edizione del premio Carmela Borelli. Quest'anno ad essere premiata è stata la caparbietà di una giovane donna, l'atleta paralimpica Nicole Orlando. Madre coraggio Carmela Borelli, che nel 1929 coprì i propri figli con i suoi abiti e il suo corpo per proteggerli da un'improvvisa bufera di neve. Riuscì a salvarli, ma lei morì poco dopo nella presila catanzarese. È la storia drammatica di una madre eroica di Calabria, divenuta emblema per Sersale e per tutte le donne, con il riconoscimento Carmela Borelli, che da 8 anni viene consegnato alla donna che si è distinta per un gesto importante. Carmela Borelli, che cosa ci dice? Ci parla dell'eroismo di una madre, ci parla della protezione dei soggetti più deboli, ci parla di una comunità che riconosce come un valore l'eroismo della madre. E credo che di queste cose oggi dovremmo parlarne, dovremmo parlare in quantità, di fronte invece ad un mondo che ci presenta omicidi, omicidi in famiglia, distruzioni. Quest'anno è stato premiato il coraggio e la caparbietà di una giovane donna di origini calabresi, Nicole Orlando, campionessa paraolimpica che ha inorgoglito l'Italia intera portando a casa 4 medaglie d'oro ai mondiali del Sudafrica. Oggi quando vedo tante persone in giro mi emoziono tantissimo. Vietatoli non ce la faccio, perché io voglio far capire ai ragazzi che non devono mollare mai, devono far vedere chi sono. Voglio andare fino in fondo e devo andare la mia strada per il mio cuore e basta, voglio scoprire il mondo. Ecco. La sua storia la racconta nel libro, scritto a 4 mani con Alessia Cruciani, Vietato dire non ce la faccio, un motto che le ha permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare e divertirsi. Una piccola donna e il suo grande coraggio. La sua vita è come correre 100 metri contro vento, si legge nella quarta di copertina. Ci mette un po' di più, ma taglia sempre il traguardo. Valeria Bonacci per la CNews 24. Il piano europeo degli investimenti se ne è discusso questa mattina alla Lamezia Terme. L'Europa tuona con il piano Juncker per gli investimenti. Attualmente l'Italia è tra i principali beneficiari del piano. Sono stati approvati al momento già 91 progetti per più di 5 miliardi di finanziamenti che si prevede attiveranno più di 33 miliardi di investimenti aggiuntivi ad oggi. Mentre la Calabria, per l'utilizzo dei fondi comunitari, mantiene fede al suo passo da lumaca. Oggi, nella sede di Union Camera a Lamezia Terme, i rappresentanti di diversi settori del mondo istituzionale sono stati chiamati a raccolta per capire cosa non va, cosa rallenta lo sviluppo del territorio. Quando noi parliamo di opportunità di utilizzo dei fondi comunitari, come avviene oggi, dobbiamo partire dal vedere la macchina che abbiamo a nostra disposizione, una macchina che non è sempre pronta a correre, e quando si
parte dall'avere, diciamo, dei ritardi anche nella pubblicazione dei bandi e quindi dei ritardi che derivano dalla fase della programmazione e della pianificazione della spesa, diventa difficile poi recuperare questi ritardi nelle fasi successive. È necessario un maggiore impegno da parte di tutti, a partire dall'ente regione. Un panorama, quello calabrese, sul quale non mancano anche delle perplessità. Le battaglie che sono state fatte per riuscire ad ottenere la seconda ZES sono battaglie che hanno trovato la loro ratio proprio nel tentativo di riuscire ad ottenere questo risultato, che doveva essere un risultato previsto a monte e non oggetto delle singole contestazioni. Rosaria Giovannone per la CNews 24. Quasi quasi mi ammazzo, è il titolo della commedia andata in scena a San Filiche che affronta i problemi del mondo moderno trattati con ironia. Quasi quasi mi ammazzo è la commedia di Giuseppe Vincenzi andata in scena al Teatro Comunale di San Fili. Un racconto leggero condito dalla satira sui problemi del mondo moderno in cui non mancano i colpi di scena. Sono Francesco Aiello, interpreto Marco, che è un imprenditore fallito che si reca all'Air Restaurant, che è un ristorante di un futuro non meglio precisato, per suicidarsi senza sapere chi incontrerà. All'interno di quel locale Marco incontrerà altri tre personaggi che animeranno una riflessione sulla quotidianità borghese, ricca di stereotipi e apparenza, puntando su una delicata comicità per intrattenere il pubblico. Lo spettacolo rientra a pieno titolo nel progetto di Teca, gestito dalla compagnia Teatro della Ginestra e sostenuto dalla Regione Calabria. Si chiedeva al massimo il 70% delle compagnie, noi abbiamo fatto di più, abbiamo messo il 100% di compagnie calabresi proprio per dare la possibilità di dare spazio alle nostre compagnie che spesso ne trovano poche in Calabria e dare spazio anche ai comuni dove spesso non si riescono ad avere stagioni teatrali. Erika Cunsolo per la CNews 24. E adesso passo la linea a Maria Chiara Sigillò per la rubrica L'AC Sport. È tutto, grazie e buon proseguimento di serata. Buonasera da Maria Chiara Sigillò, ben ritrovati alla C Sport. In primo piano la Serie C, si è giocata la 13ª giornata di campionato. Partiamo allora dal Cosenza che ritrova la vittoria. Sul campo dell'Acarga i sisilani portano via l'intera posta in palio vincendo 2-0. Partita subito in discesa per i calabresi che al minuto 4 con un contropiede micidiale sull'asse Mungo Bruccini Statella a porta vuota segna il vantaggio del gol rosso-blu. Cosenza che potrebbe raddoppiare all'11esimo con Tutino prima e Mungo poi. Poi decisivo il portiere di casa Vono. Ma il Cosenza ha fame di punti e vuole chiudere la partita. Al 29esimo Bruccini svetta più in alto di tutti e trafigge Vono per il raddoppio del Cosenza. Nella ripresa l'Acragas alla disperata ricerca di gol per riaprire il match, ma il Cosenza ha ad avere le maggiori occasioni. Sentiamo allora il commento di mister Braglia nel post partita. Chiaro che fa piacere, chiaro che ti permette di lavorare un pochino meglio, però se possiamo essere contenti di una partita così, mi preoccupa. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare su tante cose, meno male si sta facendo qualche risultato nel frattempo, però c'è tante cose da fare. Cos'è che non le è piaciuto in particolare? No, io non ve lo dico poi, ma io so. Io dico che una squadra che ha la fortuna di andare in vantaggio anche meritatamente 2-0, la partita la gestisce in un'altra maniera. Secondo tempo, gli ultimi 15-20 minuti abbiamo fatto fatica nel girare palla, nel farsi vedere, pure ho cambiato 5 giocatori di movimento e non mi aspettavo di più, ecco. Mi aspettavo gente brava tecnicamente, ho trovato Calamai, Loviso, gli altri due attaccanti. Io ho cambiato mezza squadra, cioè, mi aspettavo qualcosina di più, ma so, ha fatto benino a cavallo quando è entrato molto motivato, mi è piaciuto e gli altri hanno fatto un po' più fatica.
E passiamo adesso a Rende, che continua a faticare in trasferta. Stop biancorosso questa volta a Trapani, che cala il poker alla formazione di Bruno Trocini. Partita a senso unico quella giocata al provinciale. Il Trapani aggredisce i calabresi sin dai primi secondi. A sbloccarla è Evacuo al quarto con un colpo di testa che forte riesce a deviare, ma la palla aveva già nettamente varcato la linea di porta. Il Trapani non si ferma al sedicesimo e mischia sugli sviluppi di un corner con Murano, trova lo spiraglio giusto e raddoppia. Granata vicina al tris con Palumbo che ci prova dalla lunga distanza, forte però questa volta salva. Timida la reazione del Rende con un paio di calci di punizione messi in mezzo sui quali Furlan non si fa sorprendere e con un sinistro di Blaz che però non imperisce più di tanto il portiere di casa. Stesso monologo nella ripresa, Trapani padrona del campo, Rende mai in partita se non i qualche lampo dei singoli. Al nono Silvestri cala il tris sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 35esimo c'è il poker del Trapani, lo firma Faccio con un sinistro che non lascia scampo a Forte, inchiodando così il Rende a quota 17. E chiudiamo con il Catanzaro, che al Ceravolo batte per 1-0 il Monopoli grazie ad una rete di Letizia al quinto del primo tempo. Dunque punti e sorrisi anche per i giallorossi, che salgono così a quota 15 in classifica. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LacNews24 anticipa l'informazione. L'edizione giorno alle 13.45 e l'edizione sera alle 19.15. LacNews24, la Calabria che fa notizie.